secondo cantiere riguarda il rilancio di una nuova agenda di governo che deve a questo punto mettere a fuoco quelle che sono a nostro giudizio le priorità. I decreti sicurezza ora vanno approvati. Io non dirò mai che i decreti sicurezza vanno cancellati, perché quelli di Salvini non erano decreti sicurezza, vanno fatti i decreti sicurezza, c'è un accordo in maggioranza, c'era la volontà di ascoltare i sindaci, la ministra Lamorgese e le forze politiche hanno trovato l'accordo, ora crediamo che sia giunto il momento di approvarle, di iniziare l'iter prima nel Consiglio dei Ministri e poi l'iter legislativo. La seconda grande capitolo dell'agenda di governo è entrare nel vivo del Recovery Fund, è una discussione già aperta, come sapete le linee guida già sono state inviate al Parlamento, crediamo che occorra su questo punto mettere a fuoco le scelte e anzi occorre produrre le scelte. Il nostro obiettivo anche qui è chiaro, il cuore di questa azione straordinaria di investimento di centinaia di miliardi deve essere quello di dare vita attraverso la green economy, attraverso la digitalizzazione, attraverso la grande necessità di aggredire il tema dell'inclusione sociale a quello che a noi piace chiamare il più grande piano di occupazione giovanile e femminile, come due grandi obiettivi storici di questo Recovery Fund, crescita e lavoro. Non si tratta di dare ultimatum, in entrambi i casi ormai c'è un lavoro fatto dalla maggioranza, noi crediamo che al primo Consiglio dei Ministri utile sui decreti di sicurezza a questo punto si possa procedere, ma non l'ho detto io, l'ha detto il Ministro Lamorgese, quando dopo settimane di lavoro si è giunti a un buon compromesso. Ugualmente.